In questo video tutorial vediamo come utilizzare per modifiche che siano differenti dei colori l'estensione Firebug per Firefox, che consente di individuare i fogli di stile, le posizioni dei fogli di stile associate a particolari marcatori HTML attraverso una modalità abbastanza intuitiva. E soprattutto utile in quanto ci consente di vedere l'anteprima del cambiamento sul foglio di stile. Quindi ammettiamo di aver installato l'estensione Firebug. Se è presente, la troviamo in Firefox Visualizza Firebug. Ecco. Una volta che è stata quindi selezionato questo comando, vediamo che nella parte bassa del nostro schermo si forma una doppia finestra. La parte di sinistra è legata al codice HTML e la parte di destra al foglio di stile associato. Nel momento in cui noi clicchiamo sulla seconda icona, seleziona l'elemento della pagina da analizzare, la pagina diventa appunto sensibile alla zona del mouse che si muove contestualmente, si evidenziano diversi elementi. Ecco, facciamo un esempio. Ammettiamo che noi vogliamo ad esempio modificare, non so, il titolo, no? Vogliamo che sia scritto in modo diverso. Clicchiamo, ripeto l'operazione, dopo abbiamo selezionato il secondo pulsante, andiamo a cliccare in corrispondenza della zona da cambiare e vedete che viene evidenziato il marcatore dell'HTML che mi consente di presentare la scritta come titolo H1. E contempo sulla destra è attivo in automatico il foglio di stile associato. Cosa vuol dire questo cancelletto header spazio H1? H1 è il marcatore di titoli livello 1, header sarebbe il nome del div, in pratica del contenitore header nella testata. Con queste, diciamo, regole noi andiamo a modificare il comportamento del titolo 1 presente nella header. In realtà titolo 1 nel nostro tema WordPress, come tutti gli altri temi, è soltanto in quella zona, quindi sarebbe stato sufficiente scrivere H1. Comunque, giusto per dare una notazione di scrittura. Vedete, ci sono alcuni elementi, ad esempio font size 2m, se noi lo vogliamo scritto più grande, qua facciamo, non so, 2.5, poiché la scritta si ingrandisce. Se è troppo, andiamo a riportarla a quella precedente. Lo stesso la nostra, diciamo, il grassetto. Con font weight normal si toglie il grassetto. Se invece noi mettiamo un bold, la scritta va direttamente invece marcata con questa, diciamo, in modo evidenziato. Però personalmente a me non piace, rimettiamo normal. E così via discorrendo. Ecco, facciamo adesso un piccolo cambiamento per vedere poi come agire. Io qua metto 2.5. Facciamo finta che la voglio più grande, anche se a me non piace molto. Andiamo a vedere adesso, una volta abbiamo visto l'anteprima, dobbiamo ricordarci come possiamo modificare. Noi questa operazione di cambiamento ovviamente noi la vediamo adesso come un'anteprima, ma non agisce ancora nel nostro sito. Ma ci interessa sapere che l'elemento da cambiare è questo cancelletto header H1, che quindi vado a selezionarmi, che con Ctrl-C vado anche a copiarmi. Per capire che non incide minimamente sulla visualizzazione, io provo a fare un refresh della pagina e vedete che torna nella dimensione originaria. Bene, per dare effetto al cambiamento devo andare in bacheca, aspetto editor, andarmi a selezionare il foglio di stile style.css e vado a cercarmi con modifica trova cancelletto header H1 esattamente, no, il punto da cambiare. Qua metto il 2.5, aggiorna file e in questo modo sì che il cambiamento diventa definitivo, come possiamo vedere adesso nella visualizzazione della nostra pagina. Momento di attesa perché si ricarichi la pagina, la connessione è lenta. Andando a fare il refresh, ecco che è diventato effettivamente più grande. Lo stesso vale per tanti altri elementi. Ad esempio, se voglio incidere, voglio fare più grande, ad esempio, la scritta qua del nome della via, agisco in modo del tutto analogo.
vado a individuarmi in questo caso il paragrafo header. Faccio letto header p, font size 0, non so, lo metto invece che 0,75, 0,9 e vedete che è diventato più grande. Non faccio questo cambiamento perché mi sembra di aver già spiegato. Quali altri cambiamenti possiamo immaginare di fare? Ma qualche cambiamento può essere ad esempio anche di organizzazione delle larghezze. Ad esempio, qui noi abbiamo grosso modo a metà la colonna di sinistra con la colonna di destra. Vogliamo magari fare la colonna di sinistra, poniamolo più grande della colonna, più larga della colonna di destra, perché magari mettiamo pochi circolari, poche news in prima pagina, invece dobbiamo mettere più informazioni in evidenza come parte un po' fissa. Allora andiamo a vedere un po' come possiamo agire. Allora andiamo qua, vedete, mi sposto fino a che cerco di individuarmi la colonna. Ecco, si chiama proprio home left. Io da qui deduco un po' come è organizzata questa zona centrale della home page. Sopra ho il percorso, che è quello che adesso qua è vuoto perché non è stato ancora attivato le briciole di pane. Sotto l'home left, cioè la colonna di sinistra della parte centrale della home page, poi l'home right, cioè la colonna di destra. La colonna di sinistra in particolare, andiamo a vedere, oltre ad avere un bordo laterale che è un pixel puntato con il colore, che è il colore diciamo sul verde, deciso prima, anche qua uno può cambiare, se ad esempio vuol farlo continuo invece che dotted mette solid, allora la riga diventa continua, ma non sta tanto bene. A questo punto io ritornerei al puntinato, che è più leggero. Ma andiamo a vedere qua questo home left qui, quello che ci interessa. Il div on left è fatto con un float left. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un box affiancato a un altro con una dimensione del carattere di 0,9 m. Anche qui, se volessi aumentarla o diminuirla, aumentarla diventa 1, vedete, diminuirlo potrebbe essere 0,8. Non andiamo troppo a diminuire perché sennò poi dopo persone ipovedenti, se non hanno degli ingranditori a disposizione immediatamente, rimangono in difficoltà. Poi abbiamo il margine left sulla sinistra e abbiamo qua una larghezza del 49%. Vogliamo farla più grande? Facciamo che l'aumentiamo, non so, di un 15% quella di sinistra e diminuiamo contestualmente di un 15% quella di destra. Facciamo 10, ma forse 15 è troppo. Da 49 aggiungo 10 e faccio 59%. Avete visto, no, che invade un po'. Allora adesso devo diminuire l'altra. Per diminuire l'altra vado a evidenziarmi l'home right e andiamo a vedere se l'effetto ci soddisfa. Questo era un 47, diminuiamo di 10, diventa un 37. Avete visto che è ritornato tutto in linea. Naturalmente quando noi abbiamo queste dimensioni relative, perché c'è un diverso comportamento tra i vari browser, è sempre bene fare poi delle verifiche di tenuta a browser diverse, a risoluzioni diverse. Io faccio in modo che quando ho questi div affiancati lascio sempre un 1-2 percentuali non occupati, perché questo mi consente di, non ris di rischiare meno lo scivolamento in caso in cui un browser interpreti in modo diverso la somma della larghezza del box con altri elementi del dimensionamento, che sono i margini, sono il bordo e il margine tra il bordo e il contenuto interno. Ma basta parole, aumentiamo di 10 home right, diminuiamo di 10 home left. Allora andiamo, giusto per aiutarci a fare copia di cancelletto home left, così lo troviamo più facilmente. Questo è quello che voglio ottenere. Ovviamente se faccio un refresh ritorno alla posizione di prima perché non ho ancora cambiato. Vado nella mia bacheca, andiamo in aspetto, andiamo poi in editor, foglio di stile, e vado a cercarmi la posizione di quel cancelletto home left. Eccolo qua, aumentiamolo di 10, diventi 59. Poi cerchiamo anche home right. Questo l'abbiamo aumentato, quell'altro lo diminuiamo e poniamo home right, questo non è quello giusto, vado ancora successivo, eccolo qua, 47 diventa 37%, aggiorna file. Andiamo a vedere se
abbiamo sortito l'effetto voluto, faccio il refresh ed ecco che è a posto. Vediamo ancora qualcos'altro, non so, pigliamo una news qualsiasi e vogliamo cambiare qualcosa, non so, vogliamo, cosa possiamo dire qua? Non ci piace che ci sia la data di pubblicazione e le ore, vediamo se possiamo farlo. Questo è un foglio, non dal foglio di stile, ma dal single.php. Vediamo però per curiosità come è messo qua il foglio di stile. No, vedete, c'è uno span class autore e finisce qua. Allora, sapete come si può fare in un modo un pochettino, forse diciamo grafico in questo modo, si vede che poi gli screen reader questa informazione la mantengono, quindi se uno vuole toglierla definitivamente dalla vista, dovrebbe agire sul file single.php togliendo la porzione di codice. Ma giusto per fare un esercizio, ammettiamo che la lasciamo dagli screen reader, no? Ma la togliamo in modalità grafica. Allora è class post autore che ci interessa. Guardate cosa faccio, mi prendo la classe post autore. E poi che insomma l'aggiungo anche ad altro se mi interessa e vado, vediamo un po' se funziona, che dentro post meta tra l'altro potrebbe bastare post autore. Vado a vedere qua in bacheca di aggiungere in questo caso una, no, prima scusate, guardo un effetto, qual era l'effetto che mi interessava vedere se raggiungo l'obiettivo voluto. Ritorno ancora a prendermela. Qua, qui naturalmente vado anche su altre cose, su altri elementi. Però voglio vedere, faccio un punto e virgola e scendo giù e io posso anche editare. Beh, do un'informazione in questo caso che non è di modifica ma di aggiunta. Aggiungo display due punti none. Avete visto che salta via? In realtà mi rimane poi il puntino che però non posso togliere, perché fa parte di post meta dove c'è il secondo aspetto. Però avete visto che se io vado lì in post autore e metto display due punti none, va via quelle informazioni in modalità grafica. Giusto per vedere, andiamo ancora in bacheca, aspetto editor, mi vado ad aggiungere qua in basso, no? Una ulteriore regola e dico, mettiamo conto vi sia rimasto, punto posta autore alto 1 2 3 per fare la parentesi graffa, display due punti none alto 1 2 5, display scritto possibilmente in modo corretto, aggiorna file e andiamo a vedere. Naturalmente se poi la soluzione non soddisfa uno non fa nient'altro che ripristinare togliendo, avete visto che non c'è, vado a fare qua un aggiorno e ho tolto questo. Insomma sono tante cose evidentemente che si possono fare all'interno della modifica della visualizzazione, no? Questo può valere anche per quello che riguarda diciamo come vengono visualizzati gli elenchi più o meno indentati, oppure questa zona qua che va nel riassunto o altro ancora. Vediamo l'ultima cosa, vediamo magari come viene visualizzata. Sì, l'ho usata abbastanza bene, magari questo è un po' troppo grande. Vogliamo diminuire il carattere del commento preso nell'archivio genitori. Se noi andiamo qua in genitori, beh, incide anche qua. Giusto per mostrarlo, andiamo a vedere come poter fare questa modifica. Che compare anche qua. Come fare questa modifica? Si va qua con Firebug, si individua la zona, eccolo qua. Div class piccolino è quello che va dentro nella gestione del paragrafo. Se qui ho 0 e 9 e qua gli metto, non so, uno 0 e 8, vedete che ho agito selettivamente su quell'elemento.
Ecco, tenete conto che quando si tratta di tag, la posizione del tag dipende sull'elemento che io cambio. Mi spiego. Se io faccio una modifica sul generico P di paragrafo, questa agisce su tutti i paragrafi del sito, qualunque posizione loro abbiano. Ma se io voglio fare una modifica soltanto all'interno del paragrafo presente in un particolare contenitore, io dovrò scrivere punto contenitore piuttosto che cancelletto contenitore spazio P per fare in modo che questa modifica agisca non su tutti i paragrafi, ma su tutti i soli paragrafi all'interno di quel contenitore.